Ciao, sono Walking Nose e sto lasciando Santiago de Compostela dopo aver percorso circa 350 km dal Cammino Portoghese e andare a Finisterre. Durante le mie 2 settimane di cammino mi sono chiesto più volte come mai l'aereo è diventato più economico del treno nonostante sia più inquinante, molto più scomodo anche. Come mai il treno non è più economico dell'aereo? Ed è per questo che da Santiago di Compostela ho deciso di tornare in Italia a casa mia a Bagnacavallo, utilizzando soltanto treni e probabilmente forse un bus. Attraverso questo viaggio spero di poter trovare le risposte alle domande che mi sono fatto in cammino e spero di poterle dare un pochino anche a voi. Primo biglietto acquistato per Madrid, devo fare un cambio, ci metterò circa 4 ore e il mio treno alle 12 al binario 1. All'interno di questo video e di questo viaggio terremo il conto di quanto sto spendendo per tornare a casa, quindi per il primo biglietto per Madrid 40 euro sono andati. Ma poi i treni, quanto c***o sono belli! Posto 96, sono di qua, vediamo. A volte abbiamo solo bisogno di pensare, di avere uno spazio in cui non abbiamo altro che la nostra mente e un finestrino che si muove a più di 200 km orari. Che parliamoci chiaro, non è poco rispetto ai 5 km che possiamo fare in un'ora camminando, ma lo scorrere ritmico del paesaggio che può far volare la nostra mente e darci il tempo di far respirare i pensieri, come il treno, non so che cosa ce lo possa dare. Il movimento frenetico dell'aeroporto, i controlli, il rumore soverchiante dei motori mi ha sempre fatto entrare in una sorta di stasi. L'aereo è come un luogo della mente, non sono mai riuscito ad avere buone idee in aereo. Ora mentre scrivo guardo fuori, vedo i cespugli scorrere veloci e un paesaggio inaspettato che cattura la mia fantasia. La cosa che mi chiedo è come mai, nonostante in Europa abbiamo la rete ferroviaria più sviluppata al mondo, sia più economico comunque prendere l'aereo. Scendere, siamo arrivati a Madrid. Sulla verità ci sto capendo assolutamente una sega. Allora, prima parte della mia missione, ok, adesso vado all'ostello, 19 euro di ostello, veramente qui vicino, tipo 5 minuti a piedi. Devo essere sincero, non me ne vogliate male, ma Madrid come meta da visitare non mi ha mai ispirato tantissimo, mentre invece Barcellona, cioè, piobbato nella testa fin da bambino, sapevo praticamente a memoria, minchia quanta gente, non sono più abituato. Finalmente sono riuscito ad uscire, ho montato un video, un reel, story su Insta, ho fatto un botto di roba e adesso ho avuto una conversazione bellissima con due ragazzi tedeschi che sono in stanza con me e che mi hanno consigliato un posto vegano che mi hanno detto che è molto buono. È innegabile il fatto che andando fuori a cena spenderò di più. Il fatto di essere qui a Madrid vale il prezzo di una cena da 15 euro più 19 euro di ostello? Sto cenando fuori, però c'è la possibilità magari di trovare un ostello con cucina dove si può cucinare. Patate creole con cheddar vegano e tipo ragù di soia. Bro, chorizo di soia. Buongiorno mondo! Madrid la mattina, decisamente meglio di Madrid la sera. Adesso tre cose importanti da fare. Allora, la prima cosa è spiegarvi che treno prenderò per andare a Barcellona perché non è la compagnia spagnola di bandiera, ma è Ouigo, una compagnia low cost. Questo sono il giorno prima che mentre sono in treno compro i biglietti per fare Madrid-Barcellona. Ouigo è una compagnia low cost, esattamente come potrebbe essere Ryanair. Ha la cosa molto figa di poter vedere quando sono i giorni in cui i biglietti costano meno, esattamente come faremo con una linea low cost.
Vi siete mai chiesti come mai gli aerei oggi costano così poco? Provo a rispondere a questa domanda mentre ci facciamo una bella passeggiata a Madrid. C'è una parola chiave che dobbiamo ricordarci ed è privatizzazione. Dall'inizio degli anni 70 hanno iniziato a nascere compagnie aeree private a seguito della liberalizzazione delle tratte aeree. Questo ha aumentato la concorrenza su tantissime tratte e ha di conseguenza abbassato moltissimo i prezzi. Ovviamente quella che sto facendo è una grande semplificazione, ma lo stesso fenomeno sta ed è avvenuto, in misure ovviamente molto minore, per quanto riguarda le compagnie dei treni. Pensiamo per esempio ad Italo. La concorrenza con Trenitalia ha ridotto di tantissimo i prezzi di certe tratte e in certi casi ha anche dissuaso le compagnie low cost da fare delle tratte come per esempio Ryanair con la tratta Milano-Napoli, ho detto troppe volte tratta. In Italia siamo un pochino indietro da questo punto di vista perché abbiamo soltanto Italo, mentre invece per esempio in Spagna ci sono la Rio o Ouigo, che in realtà nasce in Francia, c'è la linea tra virgolette low cost dei Freccia Rossa o comunque dell'alta velocità spagnola della Renfe, ovvero Avlo, quindi c'è tantissima concorrenza, c'è tantissima proposta diversa. Questo fenomeno, il fenomeno delle linee low cost di aerei, non solo ha ridotto la spesa delle persone che vogliono viaggiare in aereo, ma ha creato turismo, ha creato movimento. La stessa cosa sta avvenendo appunto con i treni low cost, perché come ho fatto io ti danno la possibilità di scegliere la giornata in cui il treno costa meno e quindi puoi decidere di muoverti, di andare a fare un weekend, una vacanza, secondo le date in cui il treno costa meno. Ma purtroppo c'è un grossissimo problema che rende ancora l'aereo la soluzione più veloce e a volte anche più economica. Eccomi qua, Barcelona, gracias. Orco canche caldino. E sono un po' acciaccato. Metto di sentirmi abbastanza sopraffatto. Adesso vado a becchiare sti ragazzi che hanno fatto il cammino di Santiago e poi probabilmente andrò a dormire a casa di un'amica di questo ragazzo che mi segue a 40 minuti di treno da qui, perché gli ostelli è rata da 6,50 euro a notte, vecchio. Ma sono a Bologna! Ma rega! Cioè no, a Bologna non c'è sta roba qui. Si prende la birra e si va in piazza a berla. Al cammino di Santiago, che non è finito! Al cammino di Santiago! Sono finito esattamente nella bagnacavallo catalana. Stanchezza c'è, sonno c'è. A domani. Ne è assolutamente finta questa clip. Allora, ci siamo divisi, il gruppo dei ragazzi che mi ha ospitato vanno al mare mentre io vado a Barcellona a visitare un pochino la città oggi pomeriggio. Oggi davanti a me ho due grandi sfide. La prima è quella di sopravvivere alle punture di cimici dei letti che mi hanno punto due notti fa, probabilmente a Santiago. La seconda invece, forse la più difficile, è quella di riuscire a capire come andare in Francia. Perché c'è un problema, all'interno degli stati europei si riesce a viaggiare di brutto, benissimo, in treno, super veloci, ma quando arriva il momento di... Quando arriva il momento di andare in un altro stato diventa un macello. Il problema più grosso è che mancano le connessioni internazionali per riuscire ad andare con un'alta velocità, per dire, da Barcellona a Marsiglia. I sogni di visitare la Sagrada Famiglia però si sono scontrati con la triste realtà del fatto che non erano più disponibili i biglietti per entrare. E quindi il mio sogno di Alessandro Bambino, che sapeva a memoria, aveva fatto la tesina di terza media su Gaudì e la Sagrada Famiglia, dovranno aspettare, potendo però vedere da fuori i monumenti, Casa Batlló, Casa Milà, che comunque devo dire che è stato molto bello. Sì.
Così finisce il tour delle mie fantasie di quando ero piccolo. Alessandro usa la sua tecnica finale, ovvero prendere il treno imprescindibile 2 minuti in anticipo. E quindi eccomi qua costretto per questo collegamento dove prendere un Flixbus per non dover sborsare 115 euro. E questa cosa è frutto purtroppo della mancanza di collegamenti a alta velocità tra uno stato e l'altro. Cioè non è possibile che io spenda 25 euro per fare Madrid-Barcellona in 3 ore e per 3 ore Barcellona-Montpellier spendendo 115. Ehi! È lo stesso motivo per cui la gente decide di prendere l'aereo invece del treno. Costo, velocità. E quindi eccomi qua su un Flixbus per Montpellier e vediamo come andrà. Letteralmente il cibo degli dei. Grissini con le pipas e gazpaccio soave. Madonna. E mentre con la memoria ritornavo alla sera prima e alla fiera di paese di Argentona, cioè quanto ti ricapita di essere alle giostre, a un concerto, alla festa della birra di un paesino grande come Faenza nella Catalogna, e mi stavo chiedendo se effettivamente fossi vero al mio progetto di tornare a casa in treno. Stavo prendendo un autobus per sopperire a un problema strutturale della linea europea dei treni. Sono atterrato a Montpellier, ma in realtà sono arrivato con l'autobus. Adesso ho mezz'oretta a piedi per l'Airbnb, la stanza condivisa che ho trovato. Dovete sapere che io, ormai l'avete capito, ho un approccio molto istintivo con i luoghi. Quando arrivo in un posto nuovo, la prima impressione, non tanto la prima impressione, ma il feeling che mi dà un luogo e determina molto spesso come se mi piace oppure no. E devo dire che per adesso questa traversata della periferia di Montpellier mi sta mettendo un grande relax, anche se ho avuto un problema con l'Airbnb e mi hanno detto ah no, siamo pieni, quindi no, sono riuscito a prenotarne un altro così in velocità spendendo di più, ma almeno ho un posto dove dormire. Una zanzara. Allora, sono riuscito a insediarmi nell'Airbnb, un po' tanto, 48 euro, ripensandoci. Vado ad annegare in una pizza. Sì. Buongiorno dalle strade di Montpellier, oggi la giornata inizia un po' in salita. Allora, questa è la stazione dal quale prenderò oggi pomeriggio alle 18.50 il treno che mi porta a Lione. Questo è quel momento del viaggio dove ti chiedi, ma davvero questa cosa che sto facendo ha senso? Mi chiedo se ha senso mostrare questo modo di viaggiare, dato che la persona media che lavora come dipendente non le viene data la possibilità di prendersi 3-4 giorni di ferie solo per arrivare alla destinazione dove vuole fare le vacanze. Mi chiedo se dalla mia posizione privilegiata posso davvero essere un esempio virtuoso da seguire o questo è soltanto un modo per mostrare il mio privilegio. L'unica cosa che so per certo è che sono finalmente riuscito a trovare il modo di tornare a Milano. Allora, Montpellier-Lione è fatta, 19 euro, prenotato, una cazzata. Ma Lione-Milano... questa mattina lo vedevo a 55 euro, ma poi cosa è successo? Che l'ho riguardato mezz'ora dopo ed era a 85. Mangiamoci su. È chiaro dalla mappa dell'alta velocità europea disegnata male che se prendiamo, vabbè adesso non ho diviso tutti gli stati, ma beh, si capisce, le linee rosse sono la linea dell'alta velocità, qui siamo in Spagna, poi abbiamo la Francia che collega Parigi, Amsterdam, Londra con il tunnel della Manica, abbiamo Bordeaux, abbiamo Marsiglia, abbiamo qua, c'è un problema, lo vedete? Il problema
problema è che io devo andare da Barcellona a Montpellier e non c'è l'alta velocità, anzi c'è un treno molto costoso e che ci mette molto tempo, e quindi sono stato costretto a prendere l'autobus. Idem da Lione per arrivare a Milano con il treno, avrei dovuto fare Lione, Ginevra, Ginevra da qualche parte e Milano. E vabbè, non entriamo nel merito della TAV perché mi cancellate, in realtà Lione doveva essere qui. Ma in ogni caso, qual è il problema? Il problema è che mancano le connessioni internazionali. Cioè, è quello che rende complesso tutto quanto. Se io mi voglio muovere all'interno della Spagna, è una cagata. Allora, la giornata di oggi è un tunnel spazio-temporale senza capo né coda. Le cose succedono in maniera non lineare, la realtà perde il significato. Ma la cosa importante è che sono riuscito a pranzo a comprare il biglietto del Flixbus notturno. E poi parliamo dei treni notturni che non ci sono ed è una cosa gravissima. Sono riuscito a prenderlo a 50 euro. Quindi da qui, da Montpellier, con 70 euro esatti io riesco ad arrivare a Milano e ad essere a Milano domani mattina. Aspettano 47 minuti a piedi, sono le 21.20 e io ho l'autobus alle 23.05. Non ho la minima idea di dove si prendano gli autobus, mi trovo in questo dedalo di stazione di cemento, questo maze, questo labirinto. Come arrivare nei posti? Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sto sbriciolato, c'è un sonno della madonna, appena appoggio le chiappe sull'autobus mi spengo. Questo era quello che credevi, Alessandro. La vera realtà è che l'autobus non è stato molto comodo, i due autisti facevano casino, si insultavano a vicenda, onde per cui non hai dormito una ciolla. E Lione ti ha dato delle vibes terribili, terribili. È stato veramente brutto camminare di notte per Lione. Si arriva a Milano ora. C'ho abbastanza dello sfaso addosso. Prendiamo la metro, andiamo in centro a Milano. Riemergiamo. Sono a Milano. Mi sembra Milano. Milano, allora angelo del sole. Purtroppo i parchi di Milano sono chiusi per via dei temporali che sono venuti e quindi devono mettere in sicurezza gli alberi. Hashtag fanculo. Qua mi sono sdraiato, mi sono riposato dopo la notte un po' pesante e appunto riflessione, la notte in Flixbus, ok che non perdi giornata, però poi perdi giornata che sei cappottato e non riesci a fare nient'altro. Ma che carino, devo prendere questo. Non si ferma. Sto catafratto. Quinto piano. Ciao Nico! Ma che bello, ma che sorpresa! So che sono vestito come un pagliaccio, ma sono gli unici vestiti puliti che ho. Ah, ok, non è l'entrata giusta, sono gli unici vestiti puliti che ho. E stavo dicendo che sto per andare a cena con una coppia di amici, in realtà amici di Instagram che non conosco ancora nella vita reale, ma che sono emozionatissimo di conoscere, che stimo tantissimo. E quindi niente, questi erano gli unici due vestiti puliti che avevo. Lato sinistro. Doors open on the left. Letteralmente stanno scegliendo tutto per me. Sono spaventato. Aiuto. Smettila. Aiuto. Si può fare. Aiuto. La scodella di cavolfiore senza pancetta, vorrei. E ovviamente. Ovviamente, come al solito, quando sono in situazioni nuove sociali non riesco a fare nessun video. La serata è stata pazzesca con i di pazza, Riccardo e Luca mi hanno portato a mangiare cinese in questo posto buonissimo. Abbiamo nerdato tutta la sera. Ci siamo, sto per prendere l'ultimo treno del mio viaggio. Già arrivare ieri a Milano
È stato alquanto surreale trovarsi catapultati dopo una notte di autobus a Milano. Binario 22, devo andare al binario 22 e sul treno facciamo un po' il punto della situazione, di quanto tempo ho impiegato, quanto ho speso in questi 6 giorni di viaggio, spoiler, 6 giorni di viaggio. Figa di questi regionali veloci è che però hanno il coso per le bici e anche elettrico. Grazie a scontrare, yes. Coso bici e per le bici elettriche è importantissimo. Bellissimo. Allora, è il momento di fare un attimo i conti. Quanto avrò speso? Sul mio taccuino ci sono le liste delle spese, di trasporti, di treni. Per fare questo ritorno a casa. Allora, abbiamo primo treno che ho preso, Santiago de Compostela a Madrid. Oh, sto volando via. 38 euro. Ho speso 38 euro. Poi abbiamo Madrid-Barcellona, 45 euro di treno, entrambi erano alta velocità, quindi ci ho messo molto poco. Poi abbiamo Barcellona-Montpellier, purtroppo fatta in autobus. Questo perché? Perché il treno costava 115 euro e l'autobus 35 euro. Poi abbiamo Montpellier-Lione, dove ho trovato un treno alta velocità Ouigo a 19 euro e ci ho messo anche lì quelle due orette. Lione-Milano, come sapete, sono stato costretto per questioni di tempo, diciamo, a prendere l'autobus notturno che ho pagato 50 euro, devo correggere. E poi Milano-Bagnacavallo, 28 euro, per un totale di 215 euro per tutti gli spostamenti. Ovviamente questo non tiene conto di ostelli e cibo. Stavo letteralmente per perdermi la fermata di casa mia. Che pesa! Aiuto! Poi cartello Bagnacavallo. Sono a Bagnacavallo. Ed è così che il mio viaggio di ritorno di ben 6 giorni è volto al termine. Ne è valsa la pena? Secondo me, per via di tutte le esperienze che ho vissuto, di quanto è stato pieno questo viaggio, ne è valsa la pena. Per tornare a casa in aereo ho speso circa 150 euro e secondo me non mi avrebbe permesso di avere una transizione da 2 settimane di cammino a ritornare alla vita qua. Il problema è ovviamente, come ho detto, che non tutti possono permettersi di fare questa cosa. E non penso sia... cioè, penso sia un problema legato alla freneticità della nostra società, delle nostre relazioni, del nostro modo di vivere che abbiamo il viaggio. Quindi spero, con questo video, di dare uno spunto e di provare a portare il fatto che è possibile spostarsi in treno. Avrei potuto condensare questo viaggio in minore tempo? Decisamente sì. Avrei potuto vivere un'esperienza forse meno piena, meno di incontri, di situazioni belle, come per esempio a Barcellona, a Milano. Però sono molto soddisfatto e spero di avervi potuto portare un esempio positivo. E da questa cosa, cioè, in Europa sicuramente l'aereo non lo voglio più usare. Per spostarmi in altri luoghi a volte potrebbe essere impossibile, quindi ci sto ragionando. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!